Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti, ma in particolar modo ai pellegrini che vengono dal Lazio e che hanno fatto il percorso inverso che fece Francesco quando andò a Roma dal Papa e quando riuscì con la sua semplicità e con la sua bellezza a spiegare meglio che con qualsiasi altro discorso la grande cosa che stava avvenendo in questa città, in questo territorio. E mi hanno detto, vai e devi dire che cosa il governo dice ad Assisi. Io ci ho un po' pensato, però è il contrario. Il vero problema è cosa Assisi dice al governo e a tutti gli italiani. E io ho pensato a tre cose, a tre frasi che vengono dall'esperienza di Francesco. La prima, quella è, quando si parla di politica è la più facile, perché in tanti pensano che San Francesco sia un po' il punto di riferimento di chi è attento al creato, all'ambiente. Fratello Sole, sorella Luna, sì, questo è facile. Però è molto importante perché quest'anno, in attesa del prossimo 4 ottobre quando verrà la Lombardia, ci saranno tanti appuntamenti in tutto il mondo sul tema dell'ambiente, del creato, come ci ha insegnato a chiamarlo il Papa. E credo che sia molto importante che allora chi si impegna in politica, quando viene ad Assisi, prenda questo come primo messaggio. L'attenzione non soltanto a uno sviluppo sostenibile, ma a un modello umano in cui la persona non sia soltanto un numerino, ma sia valore. La seconda cosa che mi viene in mente è il va e ripara la tua casa, che naturalmente vale per la Chiesa, però un pochino in questo momento vale anche per noi, vale per il nostro Paese. C'è da riparare molte cose. C'è da riparare il sistema innanzitutto del lavoro e mi fate fare da qui un pensiero alle donne e agli uomini che in questo momento a Terni stanno aspettando la conclusione della trattativa, di una trattativa difficile, anche stanotte eravamo in collegamento per telefono con loro. Vai e ripara la tua casa, però vuol dire anche tutte le cose che l'Italia deve fare nei prossimi mesi, mettere a posto il sistema dell'istruzione su tutti, della scuola, perché se non si riparte dalla scuola non si va da nessuna parte. E l'importanza di rimettere in ordine la pubblica amministrazione, la giustizia, vai e ripara la tua casa. E la terza che mi è venuta in mente è il concetto del perfetta Letizia. Perfetta Letizia che cosa significa? Perfetta Letizia oggi in Italia è molto difficile perché quando c'hai un momento di difficoltà, quando c'hai una situazione di disagio, eppure quello che impariamo venendo qui oggi è che il perfetta Letizia ci deve innanzitutto ricordare uno stile, un modo di vivere di fronte a tutte le difficoltà. E allora, mentre ero in chiesa e vedevo la meraviglia del capolavoro che è questa chiesa, ho pensato che sì, sarebbe bello oggi fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco. Chi di noi oggi festeggia anche l'onomastico del figlio, lei non è mio figlio, comunque baffi, è piacere. Stavo dicendo, chi di noi festeggia l'onomastico del figlio, si è affacciato un signore con due baffoni, non era propriamente mio figlio. Ma chi di noi festeggia l'onomastico del figlio, di un amico, sa che Francesco è un nome talmente bello che ciascuno lo pronuncia a modo suo, Francesco, Checco, Franci, Fra, Ciccio. Eppure essere chiamati con il proprio nome è forse il dono più grande che può accadere a una persona, a una donna e a un uomo. Io vorrei che tutti insieme facessimo uno sforzo in questo periodo per ricordarci qual è il nome della nostra comunità. Di fronte alle bellezze che vediamo di qui, alle bellezze della Chiesa, alle bellezze di ciascuno di noi, beh, ricordiamoci che noi ci chiamiamo Italia e che nonostante tutte le difficoltà, tutti i momenti di disagio, tutti i problemi, noi chiamandoci Italia e non mollando, portando avanti con orgoglio e passione il nostro futuro insieme alla nostra storia, beh, noi chiamandoci Italia saremo fedeli al messaggio del nostro patrono e saremo fedeli a quell'invito alla bellezza che vale per ciascuno di noi. Buon San Francesco a tutti, buon San Francesco all'Italia.